Il nuovo Il Re Leone, firmato Jon Favreau, è un adattamento in animazione fotorealistica fedele all'opera originale, ma mai davvero coraggioso, sperimentale eppure uguale in quasi ogni singolo dettaglio. Una trasposizione decisamente cauta, che riprende scena dopo scena il cartone animato del 1994, miscelando uno stile documentaristico a una tecnologia all'avanguardia. Favreau e il suo team sono riusciti a confezionare un titolo visivamente sbalorditivo, interamente creato in CGI, con l'ausilio di immagini reali prese in prestito dal mondo scientifico. Essendo una riproposizione quasi integrale del classico originale, Il Re Leone di Favreau non manca ovviamente di esporre con accuratezza ogni elemento che ha reso il capolavoro d'animazione una vera pietra miliare tra le produzioni Disney, rappresentando in dettaglio ogni grande scena di allora, tramutandone solo l'estetica per renderla più reale e spettacolare. Il risveglio della savana, la morte di Mufasa, Hakuna Matata e il combattimento tra Simba e Scar risultano un ricalco eccezionale nelle sequenze che ci hanno emozionato e scosso nel profondo, impossibili da detestare o da ignorare, nonostante la netta perdita di quella forza che contraddistingueva il capostipite. Sul lato visivo dunque non c'è nulla da eccepire, se non fosse per una perdita importante di magia. L'animazione fotorealistica fa il suo dovere e la narrazione non fa mai deragliare il racconto dai suoi binari, eppure questa savana dipinta in CGI spegne radicalmente l'incantesimo dell'animazione tradizionale. Si crea così una sorta di cortocircuito, rendendo Il Re Leone uno degli adattamenti più fedeli e riverenti al materiale originale, ma anche uno dei più vuoti, soprattutto quando si tratta delle coreografie legate alle canzoni, che dimenticano quella vena fantasy con cui erano state ideate. Succede in particolar modo con la canzone Voglio diventar presto un re, che abbandona la piramide di animali per una sfilata in colore, e con il brano Sarò re, che appare esteticamente molto piatto e si lascia alle spalle quegli efficaci richiami al totalitarismo che davano carisma e importanza alla scena. Il Re Leone gioca in difesa e si barrica dietro la sicurezza di un comparto visivo stratosferico ma fine a se stesso, che pone l'estetica al di sopra dell'incanto del disegno a mano. Gli spettatori legati al cartone animato potrebbero non apprezzare questa nuova trasposizione, le nuove generazioni invece potrebbero trovarla molto piacevole, nonostante un doppiaggio italiano riuscito solo per metà. Massimo Popolizio e Stefano Fresi vincono la sfida come voci di Scar e Pumba, davvero in parte fenomenali nel cogliere tutte quelle sfumature emotive e vocali dei personaggi, mentre Marco Mengoni ed Elisa non riescono a essere completamente assorbiti dai ruoli. Il primo per un discorso di timbro vocale troppo dolce e gospel per un leone adulto, anche se indovina comunque i tempi e le sfumature. La seconda è invece più brava a dare carattere e fierezza a Nala, ma è fin troppo evidente la difficoltà di coniugare voce e recitazione. Bisogna poi sottolineare come rispetto al 1994 le tematiche chiave vengano esplicitate in maniera eccessiva, dando forse per scontata la pigrizia del pubblico. Il Re Leone di Jon Favreau dunque toglie e aggiunge, strappa e ricuce, pur rimanendo fedele nel cuore e nell'anima al classico originale. Guadagna in enfasi drammatica grazie al fotorealismo dell'animazione CGI, ma perde un pizzico di magia che solo le tecniche tradizionali possono vantare. Gli amanti dell'opera originale saranno al contempo contenti e distaccati, mentre i puristi tireranno fuori gli artigli e ruggiranno ferocemente per una trasposizione così fredda e lineare. Le nuove generazioni invece potrebbero banchettare felicemente su uno spettacolo in CGI mai visto prima, che probabilmente darà l'inizio a una nuova era per la Disney.